Siamo qui presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, dove prende il via una o due giorni dedicata ai giovani, per la verità al loro orientamento nel mondo non solo universitario ma anche del lavoro. Ad organizzare questa giornata così importante, perché questo evento sbarca a Napoli per la prima volta dopo 25 anni dalla sua esistenza, è l'Università Telematica Pegaso insieme ad altri partners del mondo universitario e non solo. Tante le iniziative, tanta l'affluenza di tutti gli alunni, gli studenti delle scuole di Napoli e rappresentanti del mondo universitario, della Confindustria, della politica. A tra poco. Dottor Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso, noi il 6 marzo scorso abbiamo presso la sede di cui lei appunto è presidente, avevamo annunciato questo evento, il Salone dello Studente che per la prima volta sbarca a Napoli, qui presso la Mostra d'Oltremare. È stato un successo enorme grazie alla comunicazione, migliaia e migliaia di studenti e tante le università presenti. La Pegaso come sempre in prima linea, ma quali le novità rispetto ai 25 anni passati oggi? Sicuramente il tema centrale sarà la rivoluzione digitale, la grande innovazione tecnologica che ormai ha investito il settore della formazione. Quindi oltre alla canonica offerta formativa, nel Salone dello Studente da Napoli verranno presentate importanti novità, quali ad esempio le professioni autoregolamentate, quelle definite 2.0, ci sarà una piattaforma con 200 corsi gratuiti per tutti i ragazzi che parteciperanno al salone, sarà presentato il primo software di navigazione internet fatto da 40 ricercatori partenopei e partirà il primo social network degli studenti che si chiamerà Agheiro, in cui tutti potranno scambiare informazioni ma soprattutto contenuti culturali, quindi ci sarà la proattività dello studente che sarà discente e docente allo stesso momento. Il dottore Andrea Iovino è presidente della BIMED, che lei oggi rappresenta qua nel suo ruolo appunto di presidente. Tra le tante realtà oggi qui alla Mostra d'Oltremare, forse la sua è una delle presenze più significative per quanto riguarda l'orientamento dei ragazzi? Ma cosa posso dire? Noi abbiamo una esperienza consolidata in ambito all'orientamento. Sappiamo che questo è un termine un po' presuntuoso per la nostra generazione, comunque ci proviamo. E in questo caso ci proviamo cercando di offrire loro uno spunto molto interessante, credo, perché viene giocato su due livelli molto lontani tra di essi. Uno è l'immaterialità, l'altro è la materialità. All'interno del nostro spazio espositivo si terrà e si ripeterà, diciamo così, per due giorni un confronto intitolato Storie e stole d'autore. Da una parte uno scrittore, da una parte molto bravo, dall'altro una delle stiliste più importanti d'Italia, che raccontano il termine in cui in qualche modo la narrazione riesce a trasferire la capacità che si ha al proprio interno, le proprie competenze, le proprie conoscenze. L'altra, la stilista, organizza questa narrazione invece dimostrando che cos'è il fare. L'idea di collegare la storia alla stola in qualche modo rimanda ad Omero, perché noi abbiamo un po' in testa l'esigenza di fare in modo che i nostri ragazzi, per orientarsi, posino, diciamo così, il navigatore cellulare e riprendano in mano l'Odissea, anche perché tante volte provare a perdersi significa trovarsi, significa recuperare quello che hai dentro, che è quello che non ti può togliere nessuno ed è quello che loro devono coltivare e devono cercare di acquisire. Dottor Domenico Ferronetti, che è responsabile oggi qui in questo evento del progetto High School Game, vedo tanti ragazzi, forse la presenza più fitta, come stanno andando le cose? Benissimo, devo dire la verità, oggi, come vi avevo anticipato, è una giornata aspettando High School Game. Tutti i ragazzi che sono intervenuti al Salone dello Studente hanno avuto l'opportunità di provare la loro preparazione con delle manche del concorso, che vi ricordo trattano matematica, scienze, ma anche cultura generale e anche informazioni di carattere sulla cittadinanza attiva, a cura del Ministero, eccetera. E oggi, come potete vedere, insomma, una grandissima affluenza.
Dopo continueremo con un simpatico test di orientamento, perché sapete che l'orientamento è possibile, ma noi abbiamo abbracciato una nuova filosofia, che è quella dell'info game entertainment, che è una nuova frontiera della formazione, che è l'edu entertainment, cioè in qualche modo diciamo noi facciamo formazione ai giovani, facciamo attività formativa e loro hanno la possibilità di imparare divertendosi. Un nuovo linguaggio, come vedete, multimediale, coinvolgente, i ragazzi sono felici, stanno applaudendo, infatti credo che sia più delle mie parole parlino loro. La testimonianza più importante. Infatti, grazie, grazie. No, volevo terminare invitandovi domani, giorno 11, perché ci sarà proprio la finale, per cui tutte le scuole superiori della Campania parteciperanno a questa finale. Ci saranno tutti gli istituti superiori della provincia di Napoli, tutte le quarte e le quinte, e si qualificheranno per la finale che si terrà poi a Roma. Quindi avranno i risultati in giornata, quelli locali? Domani ci sarà la finale ufficiale. Queste sono manche fuori concorso, perché alla fine le migliori quarte, le migliori quinte della provincia di Napoli andranno a Roma alla finale nazionale, dove incontreranno tutti i ragazzi di tutta Italia che si sono qualificati per avere il premio, il trofeo High School Game, la classe più preparata d'Italia, con premi da tutte le università, nostri partner, Ministero delle Politiche Giovanili, del Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avremo vicino le maggiori università e le istituzioni che ci seguiranno nella finale. Un'esperienza per loro molto formativa, ma anche molto emozionante, essere vicino alle istituzioni. Sì, devo dire la verità, la formula diciamo, dà la possibilità alle istituzioni di presentare per esempio il servizio civile, che è un'importante esperienza per i giovani, facendolo in modo leggero, andando in tutte le scuole, parlando direttamente ai ragazzi, cosa che non sarebbe stata possibile forse con un messaggio televisivo, dire guardate fate questa esperienza. Così invece il Ministero ci è stato vicino, ha avuto la possibilità di presentare dei video, fargli capire che succedeva, delle testimonianze, insomma è stata una bellissima esperienza. Il dottor Vincenzo Caputo, vicepresidente dei giovani di Confindustria, quanto è importante oggi per un giovane un progetto del genere per l'inserimento nel mondo del lavoro? Intanto iniziative del genere che vengono per la prima volta a Napoli sono sicuramente da accogliere con estremo favore e piacere. Oggi si incontrano il mondo delle scuole e delle università con tutti gli altri attori del sistema, e quindi le imprese, le università, i dirigenti scolastici e soprattutto le istituzioni, alle quali tutti insieme, giovani e meno giovani, dobbiamo dare alcune risposte. Quindi sicuramente iniziative devono continuare a svolgersi in questa nostra città. Sono momenti in cui ci si confronta, momenti in cui si condividono problemi, molto probabilmente momenti in cui si condividono anche esperienze positive, e quindi si crea un volano di sviluppo su questi temi sicuramente importante. Ognuno deve svolgere il proprio ruolo, con il sistema Confindustria da sempre vicino ai giovani delle scuole e ai meno giovani delle università, per dare un supporto in termini di trasferimento di concetti quali etica e cultura d'impresa, autoimprenditorialità, voglia di fare impresa. Devo dire con grande ed estrema soddisfazione che soprattutto in questi territori, nel Mezzogiorno, in Campania e a Napoli, questa voglia continua ad esserci nonostante tutto. Ed un segnale positivo dal quale sicuramente dobbiamo ripartire. Il professore Guido Trombetti, che è l'assessore all'Università e Cultura per la Federico II, è già stato da me intervistato quando abbiamo anticipato questo evento il 6 marzo. Oggi una fitta presenza di studenti. Assessore, quanto può essere importante un'iniziativa del genere per avere all'Università studenti con idee sempre più chiare, quindi che portino alla fine a completamento i loro studi? Allora, l'orientamento è centrale, ce lo siamo detti e lo ripetiamo, e il successo di questa iniziativa dimostra che c'è fame di orientamento. I ragazzi vogliono capire quali sono i loro talenti, qual è la loro propensione, che significa studiare nel corso di laurea A o nel corso di laurea B, per compiere scelte consapevoli. Se questo avverrà, saranno meglio motivati e si ridurranno i livelli di abbandono nell'università.
Sono con il professore Alessandro Bianchi, nuovo rettore dell'Università Telematica Pegaso. Università Telematica, appunto, che forse qui oggi tra i tanti presenti, le tante realtà presenti, rappresenta appunto la svolta in un nuovo modo di fare università, di studiare e forse di fare delle scelte più consapevoli. Sì, non c'è dubbio che la Pegaso, oltre a rappresentare, diciamo, lo strumento nuovo con il quale si può fare formazione, e lo rappresenta direi al massimo livello nel campo delle università telematiche italiane, sta qui a dimostrare, a cercare di dimostrare come questa formazione non sia una formazione di secondo livello o una formazione diversa e basta, è la stessa cosa di quello che fanno le università da 1000 anni a questa parte del nostro paese, usando strumenti che la società postmoderna ha messo a disposizione, in particolare la telematica. Da questo punto di vista bisognerebbe capire che le università tradizionali non potranno mai avere questo patrimonio, diciamo, di tipo tecnologico, così come la Pegaso non potrà mai avere il patrimonio di conoscenza, ricerca e sedimentazione che c'è nelle università tradizionali. Quello che bisogna fare, smettendo questa pessima abitudine di creare contrapposizioni, è di fare in modo che ci sia un contatto, un'ibridazione tra queste due metodologie diverse che porti a dare il risultato migliore per chi vuole accedere a questo tipo di formazione. Quindi complementarità fra il passato e il futuro in un presente che sia a favore dei ragazzi. Non c'è dubbio che questo è il requisito principale. Dottor Elio Pariota, direttore generale dell'Università Telematica Pegaso, anche oggi voi siete presenti in questo progetto che è vicino ai giovani, quindi la Pegaso vicino ai giovani, ma vicino anche a tutti i progetti che con l'orientamento aiutino i giovani non solo nello studio ma anche nell'inserimento del mondo del lavoro. Tutto quello che necessita fare per i giovani va fatto, soprattutto da parte delle università. Creare il raccordo, la cinghia di trasmissione tra quello che è il percorso di studi e quello che sono le occasioni di lavoro che il giovane deve trovare a valle è compito primigenio dell'università. Noi lo facciamo non soltanto attraverso la creazione di percorsi flessibili volti anche a strutturare quello che sarà il dopo, ma anche con un'intensa attività relazionale con quelli che sono gli attori sociali ed economici che possano in qualche misura garantire e ospitare questa grande domanda di formazione innanzitutto, ma poi una domanda di un'offerta di lavoro che chiaramente si riversa sul mercato. Io ho sentito dei dati che sono via via sempre più preoccupanti e ci auguriamo che tutto il sistema universitario, tradizionale e non, si possa adeguare per creare davvero con le imprese, con gli studi professionali, con gli organismi economici e sociali tutte quelle condizioni che favoriscano il rientro nel mondo del lavoro di tantissime persone e di tantissimi giovani. Dottor Severino Nappi, assessore al lavoro e formazione per la regione Campania, noi ci siamo, l'ho intervistata il giorno 6 a Palazzo Zapata, dove c'è stata appunto la conferenza stampa per anticipare questo evento, un evento mi pare di vedere di grande successo, quindi i giovani avevano proprio sete di orientamento. Il suo parere su iniziative del genere? Beh, io direi che in questi anni abbiamo fatto forse per la prima volta nella storia della Regione Campania tanto per mettere al centro del nostro panorama i ragazzi, dalla banca della scuola fino all'ingresso del mondo del lavoro, passando per una collaborazione costante con l'università, col mondo delle imprese, col sistema produttivo, la scommessa dei giovani con strumenti moderni che sono quelli di queste occasioni di incontro, ma sono anche garanzia giovani, finanziamenti, dottorati in azienda, tutto quello che c'è in campo oggi in Campania per fare finalmente un'azione di sistema. Siamo la regione più giovane d'Italia, lo dimostriamo mostrando grande attenzione e interesse e investendo sui nostri ragazzi. 9 corsi di laurea, 7 sedi d'esame, 200 poli didattici. Iscriviti e studia in modo semplice con il nuovo metodo 3.0. Il sistema online adatto ai giovani, ai lavoratori, alle famiglie. Raggiungi il tuo obiettivo. Visita subito il sito www.unipegaso.it.